I Bar e Caffè. Porque sé que sueñas con poderme ver, mujer, que vas a hacer, decídete pa ver. Ripartono i giovedì sera latini con Max Latino. Il venerdì è all'insegna della musica dal vivo, dagli anni 70 ad oggi, con New Style and Gianca. Scommettiamo che ti diverti? A Voghera, in via Fratelli Rosselli 139. Buon sabato a tutti e benvenuti a Vox Populi. Anche oggi tre persone fermate in maniera casuale per le vie di Voghera risponderanno alla domanda sull'argomento del giorno. Quest'anno è stata inaugurata una nuova edizione del Grande Fratello dedicata a personaggi del mondo dello spettacolo. La trasmissione è stata denominata Grande Fratello VIP e ha accolto tra i concorrenti dei pugili, delle showgirl e degli ex tronisti. Lei sta seguendo il programma? Diciamo che ho visto qualcosa, la prima puntata, e ho poi visto la Marini, mi sono spaventata, basta. No, non lo seguo proprio, però ogni tanto cambiando canale vedo qualcosa, diciamo, sì. Ha seguito anche le edizioni precedenti? Sempre in modo sporadico, cioè non in modo assiduo, non ho seguito tutte le puntate, ma la curiosità a volte ti fa vedere programmi che magari, insomma, non è che... Sì, sono leggeri, magari così per... Però sono più o meno ripetitivi, perché comunque si svolge all'interno di una casa, cioè diciamo che sono sempre le stesse cose. Adesso ci sono i VIP, quindi... Magari sono personaggi un pochettino che noi vediamo di meno e magari siamo curiosi di vedere come si comportano, no? All'interno di una casa insieme, così. No, non mi piace come programma. Quindi non hai seguito neanche le edizioni precedenti? Solo il primo ho seguito e basta. Le è piaciuto il primo? Sì, forse era una novità, quindi era più coinvolgente, non lo so, era una cosa nuova. Però gli altri, non, sì, qualche sprazzo di qualche trasmissione l'ho vista, però non li ho seguiti. Cosa ne pensa in generale di questo programma? Ma sì, insomma, nella quantità c'è gente a cui piacerà sicuramente, altrimenti non lo rifarebbero. Ma secondo me è un po' come recuperare tanti personaggi che magari al momento sono un po' in declino e metterli in una situazione da far vedere a tutti, ecco, per ripristinargli un pochino la popolarità. Sì, ogni tanto lo guardo. Cioè mi capita, magari non seguo tutta la trasmissione, però alcuni pezzi. Le piace questo programma? Diciamo che VIP mi interessa di più perché è il primo anno, quindi è un po' una novità. Lei ha seguito anche altre edizioni, le edizioni precedenti? Qualcosa, sì. Più le prime, perché poi dopo un po' era una cosa un po' già vista. E cosa preferisce, quelle vecchie o questa nuova? Preferisco questa nuova perché mi piace Ilary Blasi, mi piace molto come ragazza, perché la seguivo già alle Iene. Quindi. C'è qualche concorrente che le piace in questa? Allora, in questa mi piace Pamela Prati, mi piace Lenoir, sì, Clemente Russo, più o meno, poi gli altri, vabbè, molto la Marini perché è simpatica. Secondo lei questa scelta di accogliere i VIP quest'anno porta più curiosità tra il pubblico? Potrebbe essere una cosa che magari, secondo me l'hanno fatto anche per invogliare un po' la gente a vederlo, perché era, come le dico, era ripetitivo, gli altri anni ormai erano sempre le stesse cose. Facendo questo, mettendo questi personaggi famosi, forse hanno cercato di invogliare la gente, ecco, a seguire magari più nello specifico le varie persone, i vari personaggi. Ma penso che sia stato fatto solo per quello, diciamo, perché sennò per il resto è sempre la stessa cosa, insomma, non è che sia cambiato molto rispetto agli altri anni. Ma no, non è stata male, anzi penso anche abbastanza azzeccata, insomma, per rinnovarsi un attimino, ecco, non essere il solito ignoto che va lì a farsi vedere. Ma oddio, diciamo che... Il fatto che sia una novità va bene, perché si vede qualcosa di diverso. Forse se avessero preso gente normale, vabbè, avrebbero dato l'opportunità magari di guadagnare qualcosa a gente che ha problemi, non trova lavoro, però la novità va sempre bene.